Grazie, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Video richiestissimo anche questo sul cosa c'è nel mio iPhone. In questo caso io ho un iPhone 6 e ho deciso di fare appunto questo video un po' versione gravidanza perché all'interno, da quando appunto sono in dolce attesa, ho anche delle app relative alla gravidanza che magari possono essere utili anche ad alcune di voi. Se vedete una candela accesa, ebbene sì, mi sono fatta prendere, diciamo, dalla voglia di candele visto che l'autunno è arrivato. E questa qui è una Yankee Candle di quelle grandi, al clean cotton, quindi la profumazione, diciamo, bucato, che stra adoro. Allora, iniziamo subito, bando alle ciance. Questa è una cover che mi ha regalato il mio ragazzo, che appunto arrivano notifiche. E è una cover che mi ha regalato il mio ragazzo Riccardo, che adoro perché è un rosa antico che a me piace tantissimo, e poi fatta così non ce l'avevo ed è comodissima anche per guardare i film quando magari sono a letto, vedete che sta su da solo ed è comodissima. E niente, direi di iniziare subito con il mio iPhone 6. Adesso ovviamente ho tolto gli sfondi personali perché appunto c'era mio figlio prima. Allora, lo sblocchiamo e iniziamo subito con le app che sono ovviamente nella prima pagina. Adesso ve lo provo a zoomare un pochettino e magari diminuisco un po' la luce in maniera che non vi... Aspettate, forse ancora un pochino. Così forse si vede un pochino meglio. Dicevo appunto che nella pagina principale abbiamo le app abbastanza di default del telefono, quindi qui abbiamo il calendario, la galleria delle foto video, poi abbiamo la fotocamera, mappe, file, dove ci sono tutti i file scaricati, eccetera, l'orologio dove appunto metto la sveglia, meteo, wallet che non ho mai utilizzato, note, promemoria, app store dove si scaricano le app, salute, mai utilizzato anche quello, impostazioni, mail e WhatsApp ovviamente nella prima pagina perché lo utilizzo tantissimo insieme a Telegram. Telegram è anche un'app che utilizzo veramente veramente tanto perché mi piace molto di più per le emoji che ha, molto più grandi, molto più divertenti. Poi qua sotto abbiamo anche gli SMS, internet, quindi Safari e telefono per telefonare. Nella seconda pagina invece è tutto più raggruppato, ordinato. Sono un po' maniaca, lo ammetto, e ho tutte appunto cartelle, cartellette. Ora vi faccio molto più zoom, così riuscite a vedere molto meglio. Su Extra, in questo caso, tengo tutte cose che sinceramente utilizzo veramente, veramente poco. Tipo appunto la bussola, suggerimenti, memo vocali, ogni tanto li utilizzo, contatti, trova amici e trova iPhone, tutte cose che utilizzo veramente di rado. Poi, seconda app, abbiamo Soldini, io l'ho chiamata Soldini, dove dentro c'è l'app della mia banca, l'app di PayPal, l'app dell'Enel per luce e gas di casa. E vabbè, questo lo devo cancellare perché è di un vecchio lavoro che avevo, quindi niente, non mi serve più. Poi ho una cartella che si chiama canale YouTube, dove tengo tutte le cosine che riguardano, diciamo, il mio canale. Quindi YouTube Studio, dove ci sono appunto tutte le statistiche. Quindi mi dice gli iscritti, mi dice le visualizzazioni. Mi dice i commenti, ecco, lo utilizzo tantissimo per rispondere ai commenti, questa app qua. Poi YouTube, ovviamente. Clips che a volte utilizzo, ma rarissimamente quando giro dei pezzi di video col cellulare. iMovie, che è fantastico quando vlogo solo col cellulare, ma capita veramente poco perché purtroppo io avendo una videocamera e girando appunto video più di qualità con la videocamera, quando li faccio con l'iPhone, sinceramente l'audio video perfetto, ma l'audio è sempre molto basso, quindi si sente poco e non mi fa impazzire. Quindi ci
Ce l'ho, ma la utilizzo poco ed era di default già sul telefono, ma è un'ottima app per editare video. Poi questa app qua è una, non è un'app, è una pagina internet, e invece Expresso mi piaceva perché aveva delle faccette simpatiche che ti dicono appunto metti un like e queste cose qua, ma non l'ho mai utilizzato. Poi cartella musica ho Deezer, che utilizzo ogni tanto magari se sono sull'autobus da sola con le cuffiette per ascoltare appunto musica in streaming. Poi c'è Shazam, che utilizzo tantissimo, tantissimo, per me è essenziale Shazam, perché quando c'è un film, quando sento una canzone in un bar, mi aiuta a riconoscerla e poi poterla riascoltare tranquillamente. YouTube Music, mai utilizzato, però è più specifico per ascoltare musica, quindi sicuramente più mirato rispetto al classico YouTube. Poi ho una cartella social dove dentro c'è Instagram. Per chi di voi ancora non mi segue, mi trovate come Robertina YouTube. Vi faccio vedere al volo il mio profilo. Il mio profilo è questo qui. Mi trovate così, Robertina YouTube, e mi potete aggiungere quando volete, mi fa tanto piacere, anche perché sono sempre un po' in contatto con voi in direct, faccio spesso delle stories, pubblico sempre tante, tante fotografie, quindi insomma mi fa tanto piacere avervi anche qui per sentirci, diciamo, più tutti i giorni. Poi c'è Facebook, vabbè, Facebook Messenger, che è legato a Facebook, FaceTime, che serve per fare le videochiamate con l'iPhone, ma non lo uso mai. Planoly, non mi ricordo più a cosa serve perché è un po' che non lo uso, mi pare per organizzare le foto di Instagram. Viber, che utilizzo spesso sempre con la mia migliore amica. Twitter l'ho scaricato per vedere com'è, ma non mi piace, quindi penso che già ora lo cancellerò, vabbè, lo faccio dopo. E poi adesso c'è uscita l'app diretta della Direct di Instagram, quindi l'ho scaricata così mi arrivano le notifiche quando mi scrivete. Poi Utility, questa è la cartella Utility. Allora, ci tengo a segnalarvi questa app qua che è fantastica, si chiama Audio to Text, e quando non potete ascoltare gli audio di WhatsApp o di qualsiasi altra chat, e quindi vi basta condividere quell'audio direttamente su questa applicazione, e l'applicazione ve la traduce proprio, quindi vi traduce per iscritto quello che vi viene detto nell'audio, quindi è fantastica, io la trovo fenomenale, è stata la rivoluzione. Poi Truecaller mi serve per sapere quando chiamo un call center, quando chiama qualcuno che non conosco, che non ho in rubrica, vado a cercare su Truecaller chi è. Poi calcolatrice, questo lo devo cancellare perché mi serviva per un dominio di un sito. Stockard è praticamente un'app utilissima che ancora non ho preso l'abitudine a utilizzare, ma voglio riuscirci, perché vi dà la possibilità di registrare le vostre carte, quindi invece che portarvi tutte le tessere fedeltà, vi dà modo di registrarle qua, voi le fate scansionare in cassa e non vi portate le 1000 tessere dietro, è molto molto utile. Poi l'app TG5, perché avendo un figlio vi confesso che il TG non riesco sempre a guardarlo, perché ogni tanto vuole vedere i cartoni animati, poi magari ci sono delle scene un po' crude che non voglio fargli vedere, quindi insomma guardarmelo da sola è sempre più difficile, quindi magari mi guardo l'app o mi guardo la diretta direttamente dal cellulare. E poi dove conviene lo utilizzo tanto per vedere le offerte dei supermercati, quindi per capire dove c'è più convenienza eccetera. Poi questo qua col pulmino è per i trasporti, quindi non sto a spiegarveli perché ogni città ha il suo. Io ho Bus Torino, il meteo, Moovit, che mi dice proprio in Torino che strada fare per arrivare in quel determinato posto, quindi mi dice proprio dove scendere con l'autobus, è molto utile, non so se c'è per le vostre città, provate. E Trebi Meteo, che è un meteo molto più preciso secondo me rispetto a ilmeteo.it, però sono opinioni personali, io li ho entrambi per vedere entrambi, insomma mi confronto con entrambe le app.
Fotografia c'è un mondo perché io amo la fotografia e i video e quindi va bene, ho diverse Insta Emoji che vi dà la possibilità di mettere le emoji come quelle di WhatsApp sulle fotografie. Poi c'è Pic Collage che è appunto per fare i collage un po' più particolari. B612 è molto carino per fare i filtri, quindi vi dà la possibilità di divertirvi se avete dei bambini, vi mette, che ne so, le orecchiette sulla testa, vi trasforma, insomma è molto divertente, quindi ve la consiglio. Touch Retouch è praticamente un'app che, se non erro, è a pagamento, forse c'è solo per iPhone, e praticamente vi dà la possibilità di rimuovere delle cose dalle fotografie, insomma è un'app di editing della fotografia veramente ottima. Secondo me quei 2 euro li vale tutti, quindi io li rispenderei per questa app fantastica. Poi Vimo me l'ha consigliato la mia migliore amica, è troppo carino perché potete mettere delle animazioni su dei piccoli video, quindi provatela, è simpatica. Snapseed anche, sempre di modifica fotografie. Enlight anche, ma molto più professionale, mi ricorda molto Photoshop, quindi è molto 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 professionale. Photogrid è anche sempre per Instagram, quindi per spostare le foto, metterle come volete voi, insomma queste cose qua. E PixArt sempre modifica foto, quindi aggiunta emoji, queste cose qua, tutto di editing e modifica foto praticamente. Tutto dedicato a fotografie e video, quindi tutte le modifiche del caso. Poi, su Svago invece abbiamo tutto ciò che concerne film, cene fuori, quant'altro. Quindi abbiamo Just Eat, Infinity, Netflix. Poi ho Madlibs, che è fantastico perché vi dà la possibilità di fare dei doppiaggi praticamente. Ve ne faccio vedere alcuni che avevo fatto. Guardate, e se riesco ve ne faccio vedere tipo questa. Benvenuto nel servizio, scegli una banana con un click. Scegli il tasto 1 per la banana, sì, con gli Smarties, 2 per la banana al cioccolato, 3 per la banana. Benvenuto nel questo servizio, scegli una banana. Questo è praticamente fatto totalmente da me come voce, ecco. Oppure ho fatto, questa l'ho fatta con Fede. Oggi non mangi sushi. Cosa? Stai scherzando? Io voglio ora il mio sushi. È chiaro? Io amo! È molto carina, quindi anche questa ve la consiglio, molto divertente. Poi ho Glovo, sempre per ordinare cibo fuori. Foodora, idem. E Witty TV è per vedere le repliche, che ne so, c'è sopra Uomini e Donne, tutto ciò che concerne Mediaset, quindi tutte le repliche delle varie puntate. Poi arriviamo al dunque, cartella dolce attesa, che è questa qui, dove c'è Gravidanza Plus, quindi con il più, che è veramente bellissima, è la mia preferita, è quella che guardo di più e mi dà modo di vedere il bimbo com'è in questo periodo, il piano del parto, il mio pancione, il mio peso, guida, cose da fare, appuntamenti. Poi vi fa fare anche altre cose, tipo le dimensioni del bambino in questa settimana magari in cui siete, nomi dei bambini, vi dà anche delle idee per i nomi dei bambini. Insomma, è veramente un'app super completa, quindi ve la consiglio. Flow è quella che utilizzavo appunto per il ciclo, che al momento non sto utilizzando, ma la utilizzo come calendarietto. Baby Snaps è un'applicazione che sto utilizzando per modificare le foto sempre in merito alla gravidanza. Se riesco ve ne faccio vedere qualcuna. Ecco, queste sono quelle poche che avevo fatto. Queste sono tutte fotografie che sono state fatte il giorno dopo che abbiamo scoperto appunto che eravamo in dolce attesa. Quindi questa è con il test di gravidanza, questa è quando siamo andati da Chiavi che c'era la maglietta I Love Dead, questa sempre il giorno dopo aver scoperto, questo è il test di gravidanza,
E poi qua è il mio pancino a 10 settimane, quindi insomma è carino, si può modificare, fare un sacco di cosine con le settimane, con le scritte, vedete qua c'è scritto baby in progress, quindi quei cuoricini o rosa o azzurri, li ho messi entrambi, insomma è caruccio, mi piace molto. Poi baby photo, roba analoga, sono però diverse, e Plant Nanny l'ho scaricata per ricordarmi di bere, perché non amo bere particolarmente tanto, quindi ora devo farlo. E qua vi aiuta perché c'è una piantina a cui dovete dare praticamente da bere, se non bevete voi la piantina muore praticamente, quindi mi invoglia un pochettino a bere. Quindi questa è la parte della dolce attesa che ho trovato, che mi piace. Poi shopping e spesa. Ho messo Amazon, Bring, che lo potete fare in condivisione col vostro fidanzato o fidanzata e condividere con lui o lei appunto la spesa che c'è da fare, quindi cosa manca in casa, eccetera, eccetera. eBay, eBay lo conoscete tutti. Doc e stampa, mi serve per collegarmi alla mia stampante, wifi e stampare. Questo lo utilizzo tanto quando devo mettere la firma su qualche documento digitale. Questo non lo so, è del telefono mai utilizzato, e MyScanse per rendere le fotografie dei veri e propri documenti, molto utili, molto utile. Giochi ne ho pochi perché io mi stufo facilmente, quindi cambio facilmente. In questo caso ho Headball 2, con cui mi diverto un sacco a fare gol, queste cose qua, nonostante non amo il calcio, ma vi assicuro che è divertente. E poi c'è Rising Super, e poi c'è dei puntini, quindi non ricordo come si chiama, in cui dovete cucinare, c'era il sushi in prima pagina, non so se lo vedete, quindi mi ispirava a provare. E poi l'ultima cartelletta è relativa a Vodafone, perché da poco ho cambiato gestore, mi trovo veramente molto meglio rispetto a Wind come ero prima. E quindi ho fatto una cartella con l'app My Vodafone per il cellulare e Station, perché abbiamo anche la Vodafone Station nuova, quindi insomma la si può gestire dal cellulare, è molto molto comodo. E niente ragazze, questo è il mio iPhone, spero di non essere stata troppo veloce, però non volevo che diventasse un video eterno perché magari può annoiarvi. Se avete qualche informazione in merito a qualche app che avete visto, scrivetemi tranquillamente qui sotto nei commentini. Ricordate di lasciare un like se il video vi è piaciuto, un commentino mi fa sempre piacere, se non siete ancora iscritte iscrivetevi e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao, ciao!